Abbiamo pensato di celebrare la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Sono 120 scarpe, paia di scarpe che rappresentano le 120 donne uccise in Italia fino a questo momento, uccise da mariti, da fidanzati, da comunque persone con cui vivono, con cui hanno dei rapporti di fiducia, di affetto. Questo fenomeno però è solo la punta di un iceberg che nasconde una montagna di soprusi e di sopraffazioni che è appunto la violenza di genere, che trae le sue origini da una differenza di potere tra i sessi che è ancora molto molto radicata nella nostra cultura e nella nostra società. Ci sono vari tipi di violenza, violenza fisica, psicologica, sessuale, stalking, violenza economica, ed è un fatto culturale, non è, come dicevo prima, è un fatto dovuto, ha le sue origini nella disparità di potere tra uomo e donna, quindi è necessario cambiare questo tipo di cultura. In questo lavoro ci hanno aiutato le ragazze dell'Istituto Rainier, che sono ragazze che da tempo, grazie anche alle informazioni e al lavoro che viene effettuato dalle loro insegnanti, sono sensibili a questo tipo di fenomeno, il fenomeno della violenza. Abbiamo voluto coinvolgere anche i cittadini bellunesi, in particolare i negozianti del centro di Belluno, ma anche di Castellon, della periferia, proponendo loro di tenere esposte nelle loro vetrine un paio di scarpe ciascuno con le nostre cartoline esplicative. Esporre il paio di scarpe in vetrina voglia dire anche prendere posizione. Da un anno ad oggi diciamo è cambiato, se ne parla un pochino di più. È uscita una legge regionale, un pochino discutibile, nel senso che mentre la legge prevede finanziamenti ai centri antiviolenza, la regione ha emesso dei bandi che prevede finanziamenti però a enti pubblici, comuni e ULS, che se vogliono possono avvalersi delle conoscenze e dei saperi dei centri antiviolenza. In questi giorni noi abbiamo, per fortuna, potuto partecipare ai bandi con il concorso del Comune di Belluno, del Comune di Ponte nelle Alpi, per cui speriamo che effettivamente qualcosa possa cambiare. Se qualcuno volesse raggiungervi, come può fare? Il centro antiviolenza è aperto 2 giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 19, e si può telefonare allo 0437 981 577. Ci saranno a rispondere operatrici appositamente formate sulla violenza di genere che potranno dare indicazione e aiuto a chi lo richiede.